confronto, ossia il tuo parere sui temi dell'attualità più stringente, con una regola, un minuto per esprimerli. Personalizzazione significa che le persone devono fare le loro scelte, essere curiosi, spontanei e sperimentare le proprie libertà. Significa anche quindi che i brand devono posizionarsi come abilitatori di questa esperienza. In pratica significa saper interpretare e valorizzare i big data, quindi l'infinita quantità di informazioni che abbiamo a disposizione sui consumatori, sui loro interessi, sui loro comportamenti. Il mantra evergreen, il messaggio giusto, al momento giusto, nel posto giusto, insomma, deve un po' evolversi con lo strumento giusto e soprattutto la tecnologia giusta che genera l'esperienza giusta. Video, contenuti snack, contenuti premium, long form, esperienze immersive e oggi più che mai audio, podcast, skill funzionali di intrattenimento non sono possibilità alternative ma complementari, perché soprattutto oggi le persone vivono i loro sensi always on. Da qui si può dire che l'esperienza di marketing deve sempre più avvicinarsi all'esperienza reale, quindi diventare sempre più autentica e vissuta. Allora, personalizzazione, ma io vorrei parlarne non tanto dal punto di vista della granularità del messaggio quanto della verità. Ecco, il mio punto di riferimento vorrei che fosse la verità. Se sento che un messaggio è autentico e mi suona vero, allora è personalizzato. D'altra parte un po' il consiglio che si dà a tutti i giovani scrittori o anche ai copywriter: scrivi come se stessi parlando ad una persona in carne ed ossa che è di fronte a te. E allora magari facciamo un passo indietro. Bernbach, Bill, il padre della rivoluzione creativa, no? Parlava dell'uomo eterno, per dire che in fondo siamo tutti un po' simili, abbiamo le stesse paure, gli stessi bisogni, un po' anche come degli stessi desideri. E quindi da un certo punto di vista siamo tutti simili, abbiamo qualcosa che ci unisce. Quindi se si parla in modo autentico, in modo vero a me, si riesce a parlare anche a tutti, diciamo così. Per questo i big data ci possono aiutare, ma anche più importanti o altrettanto importanti, empatia ed esperienza per me. Allora, personalizzazione, allora, è un tema molto ampio, in realtà io la chiamo in un altro modo, lo chiamo B2Me, nel senso che nella comunicazione che oggi viene fatta ci si dimentica che poi alla fine della comunicazione c'è un essere umano che ha abitudini, che ha interessi, che ha capacità o meno, no, di interagire con certi media digitali. Quindi la personalizzazione non è soltanto nel contenuto, ma deve essere anche nello strumento che utilizzo per comunicare alla persona, e deve essere il più possibile non relegata semplicemente a un cluster di persone o quindi a un gruppo di persone, ma deve essere il più possibile legata a me. Quindi in termini di alcuni fattori chiave sono il contenuto della personalizzazione, che deve essere molto chiaro, e soprattutto il tempo in cui una persona normalmente è disponibile a leggere una mail, un messaggio, piuttosto che qualsiasi altro tipo di comunicazione si voglia fare. Io credo che B2Me sia, secondo me, il nuovo, come dire, wording per definire personalizzazione.